Ciao a tutti voi a cui è arrivato questo mio video messaggio, con l'augurio che possa essere una buona giornata, avendo sempre nel cuore le persone che stanno soffrendo, che sono in difficoltà, ma anche quelle che si adoperano per alleviare, per curare le loro sofferenze. Vi invito oggi a chiedere una particolare luce al Signore per le persone che sono all'opera nel cercare strade nuove per uscire da questo pantano, da questa palude che blocca i nostri passi. E a proposito di passi, ne abbiamo aggiunto un altro oggi. Ci stiamo avvicinando piano piano a quella che è la Settimana Santa, dove saremo quest'anno uniti nella preghiera in una forma decisamente insolita. Mai capitata una cosa del genere. E se abbiamo chiesto luce nella preghiera per coloro che sono alla ricerca di strade nuove, noi possiamo fare la nostra parte. Qual è? È quella di imparare dalla parola di Dio, perché è lì che noi possiamo capire quali debbano essere le nostre scelte, i nostri pensieri, le nostre azioni. A tal proposito, oggi la liturgia ci presenta un brano, nella prima lettura, un brano del profeta Geremia, il quale, come tanti profeti, ha incontrato ostilità, resistenza presso il suo popolo, perché Geremia ha richiamato il suo popolo a cambiare vita, alla conversione, a lasciare da parte alcuni stili che non erano in conformità a quella che era la volontà di Dio. Geremia sente l'ostilità della sua gente, sente di essere minacciato, di essere in pericolo, vogliono la sua caduta, ma contemporaneamente lui sa che ha Dio dalla sua parte, nel senso che crede in un Dio che non farà prevalere i suoi nemici su di lui. E Geremia fa una cosa interessante che ci aiuta a entrare nella settimana della passione. Rinuncia a dare voce alla sua rabbia, alla sua volontà di vendetta e mette tutto nelle mani di Dio. Fai tu, Signore, tu che sei il Dio della giustizia. Ma dice però anche una cosa un po' strana e che ci fa capire che il suo cammino deve essere ancora prolungato. Dice a questo Dio che opera giustizia, possa io vedere la tua vendetta su di loro. Dicevo sì, è un punto di partenza, una buona cosa, perché rinuncia a farsi le vendette da sole, a mettere tutto nelle mani di Dio, che è giusto, ma è appunto un inizio, ce n'è ancora da fare di strada, il cammino è ancora lungo, è il cammino della conversione. E chi sicuramente ha un passo differente rispetto a Geremia, che ci ha indirizzato comunque su una buona strada, è Gesù, il quale vedremo che risponderà all'ostilità continua della sua gente a suon di due cose: azioni e richieste di perdono, di misericordia. Sono due formule per me concrete per estirpare il male da noi e dal nostro contesto, dal mondo nel quale viviamo. Sappiamo che più volte si è scontrato Gesù con la sua gente perché si è presentato come il figlio di Dio. E anche oggi nel Vangelo di San Giovanni incontra ancora questa resistenza. E Gesù è stupito e dice: ma con tutte le cose buone che ho fatto, non mi credete ancora? E la gente risponde: no, le opere ci vanno bene, noi ti vogliamo uccidere perché tu bestemmi, perché ti fai figlio di Dio. L'altra cosa che ci fa capire quale può essere il passo del nostro agire è che Gesù, di fronte alla violenza dei suoi uccisori, risponde chiedendo a Dio che li perdoni. Ecco, sono due formule concrete che ci possono aiutare a togliere la radice del male. È come se noi ci fosse un veleno che dobbiamo togliere e dobbiamo toglierlo in modo molto concreto. Gesù ci insegna con le nostre azioni e non rispondendo al male. Anche perché il veleno, se non lo togli, fa il suo mestiere, il veleno ti uccide. E poi siamo tutti consapevoli del fatto che se ci mordesse un serpente velenoso, la prima cosa che vorremmo fare è togliere il veleno. Per cui ci dà il Signore un'indicazione concreta per entrare in quella che sarà fra poco la Settimana Santa. Buona giornata.